Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato davvero innovativo, due opposti che diventano una cosa sola, un'esplosione di colori e un'aggiunta di dettagli in 3D. Fantascienza? No, quest'oggi parliamo del Wilson. Eccolo qua, il Wilson, un filato davvero di tendenza, con una particolare torsione con queste piccole bottonature che lo rendono davvero particolarissimo. Che cosa sono le bottonature? Bene, un filato si dice bottonato quando presenta elementi per, diciamo così dire, come abbiamo detto prima, in 3D sulla superficie. Una volta lavorato, infatti, questi piccoli grumi costelleranno il pannello, donando un aspetto davvero molto particolare e sicuramente unico alla vostra creazione. Analizziamo però nel dettaglio quella che è la composizione di questo meraviglioso filato. Allora, il Wilson si compone per il 43% lana vergine e la sua enorme morbidezza lo dimostra, 39% acrilico, 9% cotone e 9% poliammide. Un gomitolo da 100 grammi per circa 210 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 5-6 oppure dei ferri 6-7. Adesso veniamo ovviamente a quelli che sono i consigli utili per far sì che la vostra creazione duri nel tempo. Allora, lavaggio ad una temperatura, eccola qui, non superiore ai 30 gradi. Non riporlo ad asciugare in un'asciugatrice, ma bensì in una posizione piana, lontano da fonti di calore eccessive. Non è possibile candeggiarlo, è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloroetilene, ed è possibile stirarlo sempre ovviamente con un panno apposto sopra ad una temperatura però non superiore ai 110 gradi. Un'esplosione di colori, la potete vedere. A proposito di colori, analizziamo quelli presenti. Allora, questo che potete vedere qui è il Versace. Quindi un mix di verde, viola, davvero unico. Poi passiamo a quest'altro, che invece è il Missoni, che predilige sicuramente più le tonalità del blu. Eccolo qui. Poi passiamo al Balenciaga, che invece è questo, dove ci sono le tonalità dell'arancione, ma anche del nero e del cobalto, con qualche nota anche di arancione mista a rosa. Eccolo. Poi passiamo al Prada, dove invece predilige sicuramente il colore verde in tutte le sue tonalità. Poi invece passiamo al Gucci, quindi un elegantissimo Wilson che vede i colori del verde ma anche del giallo e questo viola, diciamo, molto scuro. Eccolo qui. Poi terminare con il Burberry, dove sicuramente invece i colori che prediligono sono più, diciamo, il verde militare, ma anche i toni, ecco, del marrone, del grigio e del nero. Un filato davvero che promette effetti speciali. Infatti potrete realizzare dei cardigan, meravigliosi cardigan, o un bel vestito che grazie a questi movimenti, a queste sfumature, permetterà di nascondere anche qualche forma che, diciamo, non è proprio desiderata. Oltretutto potrete realizzare anche dei bellissimi poncho. Immaginate una vera e propria tela da indossare che potrà avvolgervi e accompagnarvi. Accompagnarvi sicuramente durante questo inverno, ma grazie a questo mix di lana e cotone, ebbene sì, ricordiamolo, perché è un mix di filati opposti che però si congiungono perfettamente insieme, potrete indossare dei capi quindi che vi terranno sicuramente molto caldo, ma non quel caldo eccessivo, che quindi vi consentiranno di realizzare delle creazioni da poter indossare tranquillamente anche nei luoghi chiusi più caldi. Quindi, insomma, come creare una moda del tutto handmade grazie a questo Must Tessiland. Vi ringrazio per averci seguito anche con questo articolo. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare questa campanella
per conoscere tutti i nostri articoli e tutte le nostre novità, e io vi do appuntamento al prossimo articolo. Ciao!